progetto di fare questa mostra personale con la Galleria Tempesta mi ha portato alla ricerca sul tummo. Il tummo è questa tecnica di respirazione che utilizzavano i monaci buddisti per poter sopravvivere a condizioni estreme, di estremo freddo, di estrema siccità, di fame, ma soprattutto legato alle condizioni atmosferiche. E in questo caso io ho associato questa capacità del respiro a quello che è la capacità anche del pianeta di rinnovarsi, di resistere e di continuare, diciamo, a esprimere la sua forza, la sua potenza vitale anche in condizioni molto molto estreme come quelle che noi stiamo impartendo al pianeta. Questo noi lo abbiamo disimparato, la natura invece non lo può dimenticare. Nel mio lavoro l'introspezione si rispecchia dopo nelle forme. Quando osservo un vulcano e vedo una sua forma esteriore, posso immaginare la sua potenza interna. E c'è un'energia molto forte in tutto questo. Quando affronto queste forme che hanno comunque un aspetto materico fuori, però una valenza che è quella della superficie, c'è un rispecchiare la natura umana, ma anche la natura nascosta. Quando lo confronto alla natura umana, penso al nostro guscio esterno, alla nostra pelle, alla nostra apparenza, al nostro ruolo, a quello che noi facciamo vedere all'esterno e tutto quel mondo interno più istintivo, più selvaggio, che io chiamo la rivoluzione inconsapevole che avviene in ogni momento dentro del nostro corpo. Dalla geologia, da dove vengo a estrapolare questo materiale per plasmarlo, grazie comunque all'interazione del fuoco, a un ascolto di tutte le forme che nella natura vivono e pulsano. Poi lo stesso processo ceramico richiede tutti i passaggi che richiamano le forze della natura. Quando la temperatura è molto alta, dentro il forno tutto è bianco. È magico, questa materia così povera e che a contatto con la temperatura si trasforma in un'altra cosa, è veramente un'emozione tutte le volte fortissima.